ci verrà a trovare, tanto non ha niente da fare. Niente, figurati, gente che non ha mai lavorato, fortunatamente in vita soia. Stiamo parlando di Lapo Mazzafontana, eccolo qua. Buonasera cari, buonasera. Venerdì ha da fare, No, ma poi immagino che vi stavo sentendo prima, immagino che stasera anche il DJ set all'Atomic abbiamo detto, no? Sì, dov'era? Sì. Allora, ritrovo di tutte le personcine da bene, poi questa cosa della mafia, insomma, anche l'aristocratico più inveterato in realtà gode nell'andare in questi locali un po' sordidi, o perlomeno sordido era immaginato all'epoca. Esatto, invece adesso il contrario. Esatto. Sì, adesso è diventato fico magari, ma insomma, però l'origine sordida è ancora più stimolante, insomma, certo. Sapete che naturalmente durante il proibizionismo, insomma, sì, si andava anche in giro, anche negli Stati Uniti, non so, ricordiamoci certo, per esempio il grande Gatsby, no? Che andava in giro in questi postacci atroci. Certo, okay. Allora, quindi, durante il proibizionismo si andava in giro in postacci atroci ed era divertente, giusto? Era molto divertente, sì, in realtà frequentare mafiosi non è per niente divertente, adesso stiamo un po' romanzando la situazione, naturalmente, però probabilmente il famoso Wolfsheim, no? Quello del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, era pure un mafioso, però insomma negli anni 20 era più romantico, diciamo, adesso la mafia ha perso i connotati romantici, se mai li ha avuti, ovviamente. Lapo, per quanto riguarda invece, veniamo a noi, le lezioni di storia sotto la lente di ingrandimento del Galateo, mi pare di capire, così abbiamo avuto delle anticipazioni, che anche l'argomento di oggi ha, come dire, come tema il fatto di essere un po' romanzato, in un certo senso. Molto, molto romanzato, perché oggi parleremo in realtà di un personaggio storico molto famoso, perché trattasi di Erwin Rommel, il famoso feldmaresciallo, sì, che fra l'altro con noi italiani ha molto a che fare, perché pochi si ricordano che in realtà Erwin Rommel fu messo dal Führer direttamente a capo del famoso ovvero Deutsches Afrika Korps. Esatto, era la volpe del deserto, Rommel. La Wüstenfuchs, la volpe del deserto, esattamente, ma fu mandato in realtà per riorganizzare le truppe italiane così malmesse e così mal guidate, e in realtà il grosso delle truppe di Rommel erano italiani in realtà, non tedeschi. Quindi il Galateo vorrebbe che Rommel desse ordini in maniera... No. Credo che Lapo voglia arrivare a raccontarci di come invece i rapporti tra Rommel e il suo peggior nemico, la sua nemesi, Montgomery, la faina del deserto, sì, fossero improntati a un codice quasi cavalleresco, questo vuole la leggenda. Ma qui innanzitutto c'è una storia bivalente, cioè come sempre la storia va sempre letta un po' sia fronte, un po' fronte retro. Cioè Erwin Rommel in realtà nasceva molto male, diciamo, si potrebbe dire. La ziada lo avrebbe aspramente criticato, perché era proprio uno che aveva sempre lavorato, perché veniva dalla gavetta. Voi capite bene che nell'esercito tedesco si veniva dalla tradizione prussiana sommamente aristocratica, no? Invece questo qua era uno che era venuto dal nulla, non aveva fatto nessuna accademia ed era un gran cafonazzo, era anche molto sgarbato, molto maleducato, e fra l'altro proprio nei suoi rapporti con gli italiani fu particolarmente detestato soprattutto dalle gerarchie italiane, perché li mandava proprio a quel paese e ebbe parole anche molto dure, molto aspre nei confronti degli italiani, soprattutto dei generali italiani, perché diciamocelo, erano tutti dei gran cretini ed erano dei gran cialtroni, mentre per esempio ebbe un rapporto sommamente cavalleresco non solo con i suoi avversari inglesi, ma anche e soprattutto con gli italiani, ed erano tanti, che invece avevano fatto bene il loro dovere. Per cui per esempio, cosa poco nota, è che lui non andò a trovare Mussolini quando venne in visita già nel 1941, all'inizio del 41, alle truppe italiane, perché andò a trovare un maggiore, non mi ricordo più, credo di artiglieria, un certo Pardi, se non mi ricordo male, lo andò a trovare perché questo era stato ferito. Allora lui preferì andare a trovare questo maggiore Pardi invece che omaggiare Mussolini, e questo era considerato ovviamente molto sgarbato, anche perché lui diceva che gli italiani facevano dei casini terrificanti, che appunto i generali italiani erano dei cialtroni, erano dei panciafichisti, e poi invece era in realtà molto cavalleresco, tant'è vero che lui disse per primo che la guerra in Africa doveva essere una guerra senza odio, ed era per cui molto famoso perché per esempio non applicò la famosa direttiva contro i commandos, che imponeva di fucilare i commandos una volta catturati.
comandos inglesi ovviamente, sì, sì, certo. Per cui era un personaggio mitico, e tutti i suoi avversari, dal generale Claude Auchinleck a Wavell, a Montgomery, a soprattutto Harold Alexander, che poi verrà anche in Italia, erano tutti dei grandissimi fan di Erwin Rommel, perché oltre alle grandi capacità, certo, tattiche dimostrate, era anche un signore. Senti, un fan cosa faceva? Faceva i cori? Beh, no, lo hanno preso a calci in culo in realtà poi, però perché è quello che è stato. Insomma, diciamo che era sempre un nemico, vero? Poi naturalmente gli inglesi hanno un concetto di sportività piuttosto elevato, per cui sono anche usi ricomprendere anche persone magari non di elevatissimo rango, se si dimostrano insomma intelligenti e capaci, anche certo non l'avrebbero invitato al White's Club, questo naturalmente no, certo. No. Insomma, ci vado solamente io ogni tanto per essere omaggiato. Lei con quale contessa di solito? Con quale contesto? Contessa. Ah, contessa, con quale contessa? Uh-huh. Naturalmente ce ne sono una serie, io di solito vado con, a parte la principessa Altoprati, chiaramente l'Altoprati, la famiglia, la immarcescibile Altoprati, cioè, non sapevo che uscisse anche con lei, certo. Vabbè. Naturalmente sì, quando non andiamo nei locali di scambisti, però insomma in questo caso Rommel non me lo sarei visto altrettanto, no. ben compreso. Poi dovete anche capire che il generale Erwin Rommel, poi poverino, fece anche, tanto per chiudere, fece una brutta fine, perché sappiamo che si oppose, lui doveva molto ad Adolf Hitler, perché era stato messo lì direttamente da Hitler a comandare l'Afrika Korps, però poi dopo invece fu fatto suicidare da Hitler, perché insomma aveva cambiato idea nel corso degli anni, e questo ci dice che perché comunque era sospettato di essere in combutta con gli attentatori del luglio del 44, del luglio 44. Praticamente, allora, così Lapo, per essere chiari, è il film Operazione Valchiria con Tom Cruise, quelli sono i suoi riferimenti culturali. Beh, naturalmente, purtroppo. Come naturalmente? In parte sì, naturalmente, non mi pare se ci fosse qualche attrice di pregio che potesse interpretare, però insomma ci sarebbe stata bene, magari una bella cavallona, insomma, teutonica. Non dimentichiamoci che dal punto di vista del galateo, appunto, Erwin Rommel fu da un lato un gran signore, perché appunto era molto cavalleresco nei suoi confronti, però anche molto sgarbato appunto nei confronti degli altri sottoposti. Allora io vi lancio questa vexata question. Vai. Il galateo, sì, è, io naturalmente la sappiamo la risposta, perché voi tu ormai la siete, sai, quasi noi più edotti ci di me. Beh, ormai ci anche interroghi. Noi però, dai. Vai. Insomma, la forma è sostanza o la sostanza è forma? In questo senso. Aspetti, sapere. Scusi, Dream, c'è Marzullo al telefono. Vuole lei? Io gliela ributto lì, è nato prima l'uovo o la gallina? Ah no, aspetti, Dream. Marzullo, no, Marzullo cerca un cretino. E certo, vuole lei. Lapo, grazie. Anche Lapo, perché è un classico, quando un giorno sta per finire un altro sta per cominciare. Sì. Senta, allora sottovoce andiamo a cagare. Sì, esatto. Lapo, ci vediamo stanotte nei peggiori vicoli milanesi? Ma molto volentieri. Certo. Ma posso venire vestito da ufficiale dell'Africa Corps? Sarebbe meglio di no. L'ha già fatto il principe Harry e ne ha pestato una grossa così. Ecco. Sì, però io sto benissimo con gli stivaloni. Ma voi se ne va, vieni con stivali e giarrettiere. Vestito da garibaldino, o meglio, bravo, da Frankenfurter del Rocky Horror Picture Show. O se no posso proporre il mio classico travestimento da meringa, completamente nudo, con la panna nel sedere. Arrivederci. Fermati. Com'è il costume? No, l'ha già raccontato 100 volte. Basta. Ma io non l'ho sentito, sta non male. Basta. Il galateo vuole ripetere. No, il galateo è morto. Il vestito oggi da meringa è? È tutto, beh, insomma, completamente in déshabillé, con la panna spalmata infra le chiappe, vogliamo dirla così. Genio! Grazie, arrivederci Lapo, buongiorno!